Stasera al Merida abbiamo Karim direttamente da Uomini e Donna. Ciao Karim. Buonasera a tutti, anche da buona domenica, se no Costanzo si offende. Senti, innanzitutto mi congratulo con te con il successo che sta avendo in Uomini e Donne. Tu credi veramente che riuscirai a trovare l'anima gemella? Ma noi facciamo televisione, poi possiamo unire l'utile al dilettevole e magari tutto è possibile, perché no? E come definiresti la trasmissione Uomini e Donne? Un talk show, un varietà o un programma di intrattenimento? Penso sia soprattutto un talk show. C'è botta e risposta fra le corteggiatrici, il corteggiatore e il pubblico. Quindi comunque ognuno porta le sue idee e i suoi modi di fare. Poi possiamo piacere o non piacere, l'importante è che pensiamo e facciamo quello che vogliamo. Senti, e volendo continuare la tua carriera artistica, cosa vorresti fare? Il presentatore, lo showman o l'attore? Io ho studiato recitazione a Milano e tra un po' comincio a girare un film molto bello che andrà al cinema e speriamo vada bene. Speriamo. Senti, mi dici qual è il complimento più bello che hai ricevuto? Sei intelligente. Ah, dai! Soprattutto quando si è un po' carini esteticamente, la gente sottovaluta il fatto che magari hai studiato, hai fatto una gavetta, pensano solo che tu sei in TV perché sei carino. La gente carina in giro ce n'è tanta, e fare la differenza che... E cosa deve fare, infine, una ragazza per poterti conquistare? Ma niente, penso io, credo molto al colpo di fulmine e ti assicuro che se una donna mi piace basta uno sguardo, non deve dire niente, basta uno sguardo. Poi tutto segue, è normale, però lo sguardo è importante. Karim, ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo. Grazie anche a te, gentilissimo.